c'è un nuovo gruppo di persone che può governare la Firenze dal 2010 al 2020. Metto in gioco la mia carriera perché Firenze è più importante di me. C'è solo una cosa che credo che dovrebbe farci riflettere. A me piacerebbe che quando qualcuno si candida fosse in grado di non lasciare a mezzo lavoro. Credo che quando uno è stato eletto 8 mesi fa in Parlamento, non vale solo per Ventura, avrebbe fatto meglio a finire il lavoro in Parlamento o viceversa a non candidarsi in Parlamento e a candidarsi direttamente per il Comune di Firenze, perché finiamo un mandato e poi preoccupiamoci del resto. L'indebitamento è cresciuto da quando lui è sindaco, prima di tutto. È un indebitamento molto forte, siamo sopra i 550 milioni di euro. Laddove tu prometti di diventare sindaco di una città, neanche a metà del primo mandato, già vuoi andare a fare altre cose, per me c'è un problema di incoerenza di fondo. In Consiglio Comunale a Firenze, da quanto tempo è che non si vede Renzi? Ma perché prima di candidarti alle primarie non finisci il tuo mandato a Firenze dimostrando di essere un sindaco bravo? Ciao sindaco. Sindaco, a proposito, ma chi lo fa il sindaco a Firenze che tu sei in giro col campo? Ma... Matteo, ti ricordo che sei sindaco di Firenze. Ogni tanto partecipare a un consiglio comunale no, eh. Fare il sindaco di Firenze non era la cosa più bella del mondo.